Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il candidato democratico ha infatti battuto il presidente in carica Donald Trump in quella che ad oggi è stata la campagna elettorale più ricca della storia degli Stati Uniti d'America. Con una raccolta di oltre $1 miliardo, l'ex vicepresidente dell'amministrazione Obama ha avuto l'appoggio di diverse importanti società quotate alla borsa di New York. Quali sono queste società? Verranno favorite dall'amministrazione Biden? Ma soprattutto, ci conviene investire in questi titoli? Ebbene sì, Biden ha vinto. Il mitico Donald Trump non è riuscito a ripetere il ribaltone che invece gli riuscì benissimo nel 2016 contro la Clinton. In questo video non vedremo se questo presidente sarà meglio o peggio per l'America. Sono convinto che un bravo investitore debba semplicemente adeguarsi a quello che succede, aggiustando il tiro dei propri investimenti in base all'aria che tira sui mercati. Potremmo metterci a guardare il programma politico di Biden, cercando di capire quali settori o quali aziende possano essere favorite dalle idee di questo nuovo presidente. Ma per vedere quale aria tira sul mercato, la prima cosa che dobbiamo fare è vedere quali società hanno finanziato la campagna elettorale. Non so se lo sapete, ma in America i finanziamenti ai partiti sono pubblici e andando sul sito opensecrets.org è possibile vedere le cifre donate dalle aziende ai diversi candidati. Sbirciando nella classifica, ci accorgiamo di come le società tecnologiche si siano schierate nettamente a favore di Biden. Ebbene sì, Google, per esempio, è il contributor numero uno della campagna di Biden. E pochi posti sotto troviamo gli altri colossi, ovvero Microsoft, Amazon, Apple e Facebook. Tutte queste società tecnologiche non appaiono nella lista dei contributors di Trump, dove ci sono società molto più tradizionali come American Airlines, Boeing e Walmart. Insomma, le società tecnologiche che già sono avvantaggiate da un'economia che diventa sempre più digitale, probabilmente hanno davanti a loro almeno 4 anni di serenità. Cosa voglio dire con questo? Appoggiare o meno un presidente non fa certo la differenza nel lungo termine. Se un business non funziona, non sarà finanziare una o l'altra campagna a ribaltare la situazione. Ma nel caso delle big tech, possiamo pensare che nei prossimi 4 anni questo nuovo presidente non vada certo a mettergli i bastoni tra le ruote. In poche parole, se sei stato il maggior finanziatore di una campagna elettorale in cui il candidato ha vinto e oltretutto non hai nemmeno finanziato l'altro candidato, beh, magari non possiamo aspettarci dei veri e propri favori, ma qualche occhio chiuso sicuramente sì. Come facciamo a sfruttare questa informazione? Come facciamo a guadagnarci? Sia che facciate investimenti o che facciate trading online, concentrarci sul settore tecnologico farà la differenza nei prossimi anni. Nonostante la pandemia, le società tecnologiche, in particolare quelle collegate al business della vendita online, come Amazon e Facebook, dovrebbero guadagnare ulteriori quote di mercato. Una strategia potrebbe quindi essere quella di attendere delle correzioni sul prezzo delle azioni per poi posizionarsi al rialzo ed attendere che questi titoli segnino i nuovi massimi storici. Se non volete invece puntare su un singolo titolo, potete investire o fare trading sull'indice che raggruppa tutti i principali titoli tecnologici americani, ovvero il Nasdaq. Anche in questo caso possiamo sia fare trading speculando al rialzo in seguito a delle giornate negative, sia accumulare posizioni sempre sull'indice, magari mese dopo mese. Sia che decidiate di puntare su un singolo titolo o su un intero paniere, appunto il Nasdaq, vi invito ad aprire un conto con il broker kimuratrading.com. Avrete a disposizione una piattaforma di ultima generazione con cui seguire i mercati americani, oltre che tutti gli altri mercati mondiali, tra cui le materie prime e le valute. Trovate il link di questo broker in descrizione. Inoltre vi invito ad iscrivervi al nostro webinar che ogni lunedì teniamo alle ore 18. È un appuntamento gratuito dove parliamo di trading, investimenti, economia, di soldi insomma. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanella così da essere sempre informati quando esce un nuovo video.